La Vetrana pareggia 1-1 contro il Vieste, passa in vantaggio con il solito Francesco Mignoni al decimo minuto del primo tempo. Nella ripresa è Gogovski a pareggiare per la formazione Dauna. In eccellenza invece c'è da sottolineare il capitombolo del Ginosa nel raggruppamento A, perde addirittura per 5-1. Nonostante il vantaggio di Camara al decimo minuto, poi la tripletta da parte di Gilfone e le reti di Lomuscio e Carbone. Uno Spinazzola che quindi sorprende il Ginosa. Per il Martina invece 1-1 contro il Bitetto. Vantaggio di Mummolo nel primo tempo al tredicesimo minuto. Il clamoroso passo falso arriva al 35esimo della ripresa con il rigore trasformato da parte di Gasparro. Nel raggruppamento B invece perde nuovamente il Talsano, seconda sconfitta consecutiva, questa volta Ostuni. 3-0 il finale, Morelli, Sanna e Allegrini gli autori dei gol. Vince 5-0 il Lizzano contro lo Scorrano, doppietta di Beltrame, gol di Cellammare sul rigore e poi Baratto e De Comite. Mentre invece il Carovigno conosce l'onta di una nuova sconfitta, questa volta a Uggiano. Nella ripresa Moreira De Giorgi decide la gara.